Ciao a tutti amici di eximardura.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione il Cooler Master Alcor. Sappiamo bene che l'Alcor insieme al Mizero non sono gli ultimi mouse da gaming prodotti da Cooler Master, ma abbiamo deciso comunque di richiederlo e provarlo per voi e per poi restituirvi le nostre impressioni di utilizzo circa le prestazioni e la qualità generale di questo prodotto. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo un'immagine illustrativa del mouse, il nome del prodotto, alcune informazioni sia nella parte frontale, sia nei lati, sia nella parte posteriore, insieme ad ulteriori immagini illustrative e piccoli dettagli delle caratteristiche. All'interno della confezione troveremo semplicemente una quick start guide di poche pagine, come possiamo vedere, ed ovviamente il mouse. Il Cooler Master Alcor ha un design molto semplice, elegante e classico, colorazione full black. Ha un design studiato appositamente per le persone che hanno una presa, cioè adottano la presa con la mano destra, quindi un mouse per destrorsi. Forma del tutto ergonomica per migliorare il comfort e l'esperienza di utilizzo. Nella parte posteriore del mouse troviamo il logo della Siem Storm che si retroilluminerà di diversi colori a seconda del profilo DPI che staremo utilizzando. Per proseguire troviamo i due tasti che ci permetteranno di switchare on the fly i DPI fino a 4000 DPI. E a seguire troviamo la classica rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma, oltre ai due tasti principali. Spostandoci nel lato sinistro, una superficie in plastica, liscia. Quindi non troviamo nessun inserto gommato, soft touch o di qualunque altra natura, e questo sicuramente farà piacere a coloro che odiano la polvere, infatti non ci sarà molto accumulo di polvere. Nella parte di destra troviamo una leggera scanalatura che ci permetterà di impugnare meglio il mouse. Per quanto riguarda la presa, l'Alcor è ideale per coloro che utilizzano una presa claw grip oppure palm grip. Ma è anche ideale o comunque abbastanza adattabile ad una presa fingertip. Nella parte inferiore troviamo parte del disegno del logo della Siem Storm, quattro piccoli piedini che ci permetteranno di far scorrere al meglio il mouse su tappetini in tessuto o in rigidi. Al centro quasi troviamo il sensore ottico, un Avago A3090 con DPI impostabili fino a 4000, quindi abbastanza validi per tutti i videogiocatori. Nella parte frontale possiamo vedere meglio la forma ergonomica che è stata data al Cooler Master Alcor. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto e il connettore dotato di un pratico cappuccio in gomma e ospita o comunque protegge il connettore USB placcato oro. Il mouse Cooler Master Alcor inoltre non è dotato di alcun software di gestione, in quanto i DPI saranno regolabili tramite appunto i due tasti presenti nella parte superiore, e internamente è presente anche una memoria 328 KB per permettere la retroilluminazione del logo e per il cambio dei DPI. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Con questo è tutto, un saluto a tutto lo staff.